quarta gara del campionato italiano GT, purtroppo per me nella pista Paul Ricard. Sappiamo benissimo tutti cosa è successo un anno fa in questo circuito. Ci tenevo comunque particolarmente a essere presente in questa manifestazione perché volevo salutare l'amico Andrea, dedicare a lui, se riuscivo, una vittoria su questo circuito. Per me era importante che Mirko qua tornasse, ritrovasse lo spirito giusto per affrontare le gare in maniera serena. Oggi purtroppo mi è sfuggita per poco, con un secondo posto, direi meritato. È giusto dedicare questo podio all'amico Andrea ed è giusto anche guardare avanti. Dopo il contatto avvenuto l'ultimo giro col compagno di squadra dell'altra vettura, contento di questo risultato e lo voglio dedicare con tutto il cuore all'amico scomparso Andrea. Purtroppo quello che è successo, ma tutto sommato siamo contenti per il podio e speriamo bene, siamo fiduciosi per la gara di domani. Oggi gara 2 è stata una gara particolarmente difficile, iniziata con Mirko che in partenza ha voluto tenersi fuori dai guai, tutto sommato una gara che doveva essere già in salita a causa degli handicap imposti, oggi dovevamo scontare 30 secondi, in più si è sommato il drive through a Mirko. Abbiamo sbagliato col tempo a uscire dalla pit lane, ne abbiamo presi ancora 27. E da lì ormai ho capito che la gara era persa. Io mi sono girato in curva 6 nel finale di gara, quindi tutto sommato un settimo posto, possiamo portarcelo a casa. Ringrazio comunque Ivan un'altra volta per questo appoggio che mi ha dato in questa manifestazione, per me particolare. Un saluto con tutto il cuore ad Andrea.